Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, altro episodio di news, perché finalmente la Paradox ha... cioè gli utenti hanno tradotto Age of Wonders Planetfall. Quanti ricordi con il vecchio Age of Wonders, con cui nel 2014 ho fatto una serie di gameplay, con cui feci la primissima cooperativa con Mr. Delric, quanti ricordi. Adesso è arrivato il nuovo capitolo, già da qualche anno, si chiama Planetfall e purtroppo era solo in inglese, non è più quell'ambientazione medievale più moderna, più molto più futuristica, insomma, ma ora potete godervelo finalmente in italiano a partire dai video, vedete, tutto tradotto, fino ad arrivare alla possibilità di giocare, iniziare una nuova avventura e cercare di capirci qualcosa con queste meccaniche che sono state un pochino riviste. Ma ora vi faccio vedere dove poter scaricare la mod, ovviamente parliamo del workshop Steam. Nel workshop di Steam potete cercare Italian Language Pack, traduzione italiana inconfondibile, ci sono 61 note di rilascio, quindi è stata aggiornata parecchio, è un po' di tempo che non viene aggiornata, ma probabilmente perché non ci sono contenuti. Come vedete il gioco che abbiamo visto era completamente tradotto, ci sono alcune istruzioni su come avviarla, dipende un po' dal caso, perché prima che io formattassi la traduzione partiva normalmente, in casi estremi dice di modificare dopo averla installata un file, una scritta in un file e avviare il gioco direttamente dall'eseguibile nella cartella di installazione, in pratica vi create un collegamento da lì. Funziona tutto. Si vede anche dai ringraziamenti di tutte le persone e finalmente un altro titolo che possiamo goderci nella nostra lingua, non che sia proibitivo perché anche il vecchio Age of Wonders era in inglese, ma questo l'ho trovato particolarmente complicato soprattutto all'inizio perché le meccaniche sono cambiate, c'è questa scoperta diciamo di artefatti, di studi, di ricerca, quindi insomma il gioco ora è finalmente in italiano e la puntata di news si chiude qui. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.